una candidatura alla presidenza della regione, perché? Perché quando uno, proviamo a dire, ha dei valori dentro, come tutti del resto, e vuol portare avanti un programma politico, o ha lo spazio, o gli concedono gli spazi, o se li crea. Quindi, dato che il sogno nel cassetto che ho è quello di una Liguria fatta in una certa maniera, una Liguria che risponde alle esigenze della gente, che sia una grande Liguria, con i Liguri con la testa alta, che non hanno più vergogna di niente in questa maniera, allora a questo punto io esisto, ci sono e penso di poter dare una mano, umilmente, con rispetto, portando avanti quei 7-8 punti, non 2000, 7-8 punti, e poi lavorando giorno in giorno, attaccato alla struttura, cioè alla parte politica che lavora attaccata alla struttura del funzionariato, per vedere le cose che non vanno e modificarle strada facendo. Lei ha detto che non è un'operazione di nostalgia, ma anche perché l'attuale giunta regionale ha fallito su alcuni argomenti che riguardano proprio il suo ponente. Sì, diciamo che fallito, io non parlerei di fallimenti, nel senso che io avrei fatto diversamente, una per tutte. Non avrei lasciato lavorare esclusivamente sul ponte, ma avrei fatto lavorare su tutto il percorso autostradale le concessionarie, per evitare che nel momento di riapertura, quando c'era tutto chiuso, potevano fare quel che volevano, non c'era nessuno, e invece hanno ricominciato a lavorare sulle, quando hanno riaperto la strada per i turisti. Allora, non è colpa sua, è colpa mia, è colpa del ministero, ma un governatore lì doveva dare un pugno secco sul tavolo e far cambiare le cose, se era possibile. Poi magari mi diranno che sono il solito, come anche Toti dice, sì, ma lui parla così perché si vuole far vedere. Io non mi voglio far vedere da nessuno, caro Giovanni. Io faccio quello che faccio perché sono così e non modifico il mio modo di fare, sono così. E allora dico le cose che penso. Molte volte le cose che penso danno fastidio, e quando danno fastidio tu dici che io parlo per farmi vedere. No, io non mi faccio vedere da nessuno. E certo che qualche cosa va a pallino. Loro dicono: ma tu cosa faresti? Tu non ti preoccupare di quello che farei io. Quello che hai fatto tu l'abbiamo visto. Abbiamo avuto dei problemi nella sanità, nella viabilità, nei trasporti. Abbiamo avuto i problemi, non abbiamo strutture. Sono venuti 2 volte, come ben voi sapete, a vedere il foro di Cantarana. Una volta ne abbiamo parlato su Ormea, una volta ne abbiamo parlato su Pieve di Teco, e siamo ancora lì. Allora, ci è voluta la classicissima, faccio per dire, per togliere via il semaforo a Pieve di Teco, quell'imbuto schifosissimo che era lì. E non l'avrebbero tolto se non passava la Milano Sanremo. Cioè, siamo ridotti a sti punti. Allora io penso di fare qualche cosa di diverso. Un'ultima domanda che riguarda i suoi avversari. Si sta delineando il quadro, soprattutto nel centro-destra, così troverà a contendere voti ad esempio a Luigi Sappa, l'ex sindaco di Imperia. Ecco, come la vede questa candidatura? Ma io spero che Luigi Sappa non voti me, che è una cosa che potrebbe fare, vista l'amicizia. Ognuno fa quello che vuole. Io ho fatto il mio passaggio perché ritenevo importante fare. Non sono andato in coalizione con nessuno e non rappresento nessuno, né piccoli o grandi raggruppamenti che si mettono insieme. Io ricordo a Imperia che se fossi, anziché candidato, solo Lega Nord e non con 3-4 simboli, come qualcun altro, l'hai vinto io la prima volta alla Camera. Invece non ho vinto, sono passato attraverso il proporzionale, perché 3-4 cicli insieme vanno più di una, forse. In questo caso io sono unico, con tutta la mia gente e con la gente, con quelli che si sono fino adesso arrabbiati, si sono incazzati e non votano più. E vediamo se questa volta votano o no. Io dico sempre che Trump ha vinto sulla Clinton perché ha portato a votare chi non ci andava più. Io non sono Trump, qui non siamo americani, però
però siamo liguri veri, siamo liguri incazzati. E allora perché non usare Chiapori per cambiare le cose? Perché ho dimostrato di poterlo fare, di saperlo fare. La Lega non l'ha, ha detto che non l'ha chiamato nessuno della Lega e che, insomma, però per chiamarla devono pensarci bene, visto che lei li ha visti crescere tutti questi della Lega, ecco. E ha detto che invece Bossi lo sentirà questa sera e gli chiederà ufficialmente, diciamo così, un sostegno a questo progetto. Sì, io il rapporto con Berto lo conoscono tutti, quindi non mi lanto niente, siamo amici da una vita, quindi prima era il mio segretario e quindi il mio capo, ed è rimasto il mio capo, quindi non si discute, perché io credo che il suo intuito politico ancora oggi sia importante. Se qualcuno di questi ultimi furboni che abbiamo andasse ogni tanto a fargli delle domande, non a rovinargli la vita tutto il giorno, ma 10 minuti per avere qualche parere, forse qualche consiglio intelligente, più di quello che non fanno loro, lo darebbe. I miei della Lega mi conoscono, lo sanno, mi conoscono tutti, parlo di gente che ho visto crescere, poi sono diventati bravi, poi sono diventati bravissimi, poi se ne sono, ripeto, umiltà e rispetto non sono cose che hanno nel loro DNA. Non che mi dovevano chiamare per non farmi candidare, ma io fossi stato il segretario di un partito come la Lega, come lo ero, avrei fatto, come ho sempre fatto all'interno delle sezioni, una raccolta per vedere chi era il migliore da candidare. Questi candidano e basta, a secondo delle loro amicizie, delle loro antipatie. Quindi non si può avere cose, non possono avere contatto con me se sono in questa maniera, perché poi evidentemente io gli dico le cose che penso e queste cose gli possono dar fastidio. È per questo che non mi hanno mai chiamato, non che non mi chiamano adesso. Fatto quello che dovevo fare, arrivati dovevano arrivare, poi loro sono più bravi e per me va bene.